Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Come vedete stiamo continuando il push di Melody, siamo verso 7.50 e ovviamente siamo sempre con tutti i follower. Vi ricordo che trovate il mio Twitch in descrizione perché questa cosa ovviamente l'ho fatta in live. Ogni 5 partite ci siamo alternati con i ragazzi che stavano guardando live tra Twitch e TikTok. Vi ricordo prima di iniziare che se volete shoppare qualsiasi cosa il codice PLAYERD vi aspetta sempre in fondo allo shop e noi ora ci accingiamo ad arrivare almeno al 25, dai. Allora, adesso che ho provato Melody un po', vi dico, per ora che siamo bassi ci sono alcuni trick, ragazzi, che si possono fare, sono bellissimi, mi sto divertendo veramente un sacco. Melody è veramente un bel brawler, ovviamente tanti sono avvantaggiati anche dalla mappa che è letteralmente aperta e io sono letteralmente il clown. Potevo tirare leggermente più a sinistra. Attenzione, vorrei contare. Oh, perfetto. Vediamo un po' se riesco a farvi vedere qualcosa invece che magari un tiro sbagliato, un qualcosa di più interessante, tipo così. Perfetto. Ragazzi, questi call si riescono a fare. Melody è incredibile. Questi tre dash sono troppo lunghi e si ricaricano anche troppo in fretta. Allora, questa è l'ultima partita per i due ragazzi qua che abbiamo in lobby. Poi vi faccio vedere anche tutto il setup prima di staccare, tranquilli. Così vedete intanto a 7.50 come l'ho fatta. Dovete stare un attimo attenti al posizionamento di Melody, perché se siete troppo vicini al brawler non vi hitteranno le note. Cioè, un attimo da capire sta cosa. Non è semplicissimo. Questo mi sembra tanto un gol. Ok, mazza e cattiveria. Questi due ragazzi hanno giocato veramente molto molto bene. E adesso ci rivediamo nella prossima partita con una lobby cambiata. Beh, rispetto al primo video abbiamo risolto anche un attimo i problemini di lag. Quanto pare bastava un riavvio dell'iPad. Oppure, non lo so, è successa qualche macumba. Avevamo un kit qua. Perfetto, bellissimo ragazzi. Per fortuna qualcosa di bello nei video riesco a farvelo vedere. Questo gol è incredibile. Magari regia, se vogliamo dargli anche un... Questo qua ce l'ha con me. Il colpo comunque è velocissimo. È un qualcosa di incredibile, ragazzi, questo brawler. Veramente molto molto forte. C'era il gatto da qualche parte. Ah, era lì davanti. La stava quasi per parare. Però ragazzi, ci portiamo a casa una vittoria, direi molto molto fast, con due gol veramente molto belli. Un like qua me lo sono meritato. Qua abbiamo la Pepper, un po' di fastidio ve lo dà, ma la Star Power, dandovi un po' di velocità, vi aiuta magari a schivare qualche colpo. Okay. Come vedete le note sono veramente buone. E Piper la freghiamo così, perché tanto evitiamo di perdere un'occasione. Potete farvi anche il lancio lungo, Questo l'avrete visto sicuramente tra qualche clip, tra gli shorts e TikTok. Ma potete farvi anche se tirate la palla con il colpo con la ulti, poi vi fate due dash, riuscite a riprenderla quasi perfettamente. Allora, qua fai per il Crow. Ragazzi, il colpo base è velocissimo. Per fortuna che fa poco danno, perché sarebbe una cosa incredibile. Vediamo di riuscire a caricarci la ulti, che poi magari riusciamo a sgattaiolare e fare un bel gol. Facciamo un altro dash. Piper via dalle scatole. Via. Ok. Ora però ci dobbiamo ricaricare la ulti da zero. Un procro un po' di fatica la facciamo. Ok, ci siamo parati con lo scudo. Anche lo scudo per ora molto utile, da quello che vedo. Soprattutto su una mappa così aperta. Magari contro le Piper fa sicuramente comodo. Allora qua facciamo così. Così e di là. No, ho missato brutalmente. Sono andato un po' fuori target per il gadget di Fang. Pensavo nemmeno di riprenderla. Invece
Attenzione alla Piper. Tenta il tiro in mezzo a 3. Ok. No. È andata anche questa. Abbiamo trovato Cordelius Mortis. E devo dire che comunque con i brawler a metà range non è male, perché io posso avvicinarmi. Ok. Ha una mobilità che non ha senso. Anche 9100 di vita con nello scudo, che è veramente tanto. Poi vi ricordo, ragazzi, che prima di staccare vi faccio vedere anche la build. Ok, questo mi ha mutato, mi ha missato. Vediamo un po' se magari Tasso. Vai Tasso! Tasso, ragazzi, abbonato storico. Che è tornato così. Tutto è entrato preciso per la rec. Ok, c'è un cordello da qualche parte. Questo mi regala un po' di free hit. Noi facciamo così e andiamo a segnare. GG. Allora, vediamo un po', ragazzi, se riusciamo a vincere questa partita al primo colpo, dato che è la nostra ultima. Ok, subito uno è andato giù. La Piper. Abbiamo anche un Crow dorato contro. Attenzione. Allora, vediamo di recuperare un attimo vita. E poi proviamo a fare un bel gol. Con... attenzione ad Angelo, che vuol fare la stessa cosa che faccio io. Sai che mi sono allungato un po' troppo la palla, ma la mobilità, ragazzi, della Star Power compensa tutto. E qua, tentiamoli subito. Voi hanno lasciato lo spazzettino. E in realtà no, la Piper l'ha chiuso subito. E qua, ragazzi, andiamo a segnare. Facciamo anche il tunnel al buon Tasso. E dovremmo aver chiuso le 7.50. E le chiudiamo, 7.51 precise precise. Allora, adesso è arrivato il momento, intanto di farvi vedere che sono quasi 83k, ci siamo quasi, di farvi vedere la build al volo, perché in questo momento io sto usando il secondo gadget, che è questo qua dello scudo, che ovviamente dovete ricordarvi di attivarlo quando avete più note possibili, perciò le tre note, non cliccatelo prima perché sennò vi fa meno. E poi la prima Star Power, ovviamente anche lì sempre collegato alle note che orbitano intorno a voi. Più note avete, più sarete veloci. Come avete visto, con tre note poi la differenza si nota e riuscite a schivare bene e ad avvicinarvi, dato che comunque il range di Melody non è esagerato. Faccio vedere al volo anche in campo di prova. Ce lo mettiamo a paragone sempre col solito muretto. Lo prendiamo da punto di riferimento. È comunque buono, non vi dico che non è male, però non è Piper. Cioè, è comunque un buon range, si arriva quasi al robottone. Penso sia tipo un po' meno di un Brock... ma insomma siamo lì. Ovviamente blocca anche il danno del fuoco e tutto, però la velocità è veramente buona. E ragazzi, tutto sommato è un ottimo brawler, veramente molto ottimo. Su questa mappa, soprattutto di foot, sta funzionando veramente bene. Poi proverò anche Rapina, che qualcuno mi ha consigliato. Vedremo. E ragazzi, io nel mentre continuo il push vi chiedo un bel like e un bel commento, il codice player D sempre e ovunque. E noi ci vediamo al prossimo video.